Redford. Moda per passione al passo coi tempi dal 1985. A Potenza in via del Galliterno. Progettazione e realizzazione di piscine private e pubbliche, centri benessere, fontane decorative, servizio di manutenzione e assistenza tecnica. Un'oasi di relax e benessere. La vacanza a casa tua. Edil Maggio Piscine, dal 1975. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube. Trovi tutte le nostre info al sito edilmaggio.it. La farmacia Savino vi invita a scoprire il suo vasto assortimento. Omeopatia, make-up, erboristeria, apparecchi elettromedicali. Farmacia Savino, a Potenza, in via Petrarca 5. Telefono 0971 25 447. Buonasera, buonasera e ben ritrovati subito al termine della partita Taranto-Potenza dello Stadio Iacovone, partita terminata con il risultato 2-0 in favore degli Ionici. Potenza che esce sconfitto, esce impaurito ancora più per quello che si è visto in campo, forse per quello che ci si aspettava una prestazione sicuramente gagliarda per poter chiudere la pratica salvezza. Così non è stato e per la matematica si dovrà ancora attendere. Domani ci saranno degli scontri diretti tra Messina, Monterosi, Francavilla e Catania. La stessa Turris giocherà in casa, ospiterà in casa l'Avellino, e quindi il Potenza potrebbe essere favorito da questi scontri diretti. Certo è che ci si aspettava qualcosa di diverso. Lo chiediamo al nostro ospite Leo Chiriago. Ciao Leo. Ciao Leonardo. Buonasera. Dicevamo, ci si aspettava qualcosa di diverso forse oggi, un Potenza troppo molle soprattutto nei primi 45 minuti, poi c'è stato un po' di reazione inizio ripresa, però poi manca qualcosa, quel qualcosa che abbiamo detto manca dall'inizio stagione purtroppo. Ma abbiamo fatto, io ho notato, tranne Schiattarella, molti errori tecnici. Poi ho notato, siamo lenti nell'esecuzione delle giocate, ecco, quindi non mandiamo mai in affanno all'altra squadra. C'è da dire che Volpe si è svegliato un po' tardi, se parliamo un po' dei singoli. Quello che mi conforta è che abbiamo una buona condizione atletica, fisica. Questo ci lascia ben sperare per il futuro. Il Taranto mi è sembrato ben messo in campo e poi giriamo palla troppo lentamente. Siamo sempre in affanno, mi spiace dirlo. Ma sì, Leo, forse ecco, quello che notavo, soprattutto nei primi 45 minuti, che il Taranto sembrava avere una marcia in più rispetto al Potenza. Sembrava arrivare con più grinta, con più determinazione, con più cattiveria, con più gamba sul pallone. E lo chiediamo anche al nostro amico, ovviamente sempre presente, Alfonso Pecoraro. Ciao Alfonso! Alfonso, ci sei? La tua faccia è eloquente, vabbè, allora mantengo io la parola, visto che forse non puoi ancora parlare, cioè, si vede. Oh, mi sentite? Sì, mi senti? Sì, io
Ti sento molto bene, Alfonso. Ho visto Vai, vai, no, c'è un po' una zona coperta. No, la tua faccia interdetta, mettiamola così. Mi è scappato un sorriso, ma qua da ridere c'è ben poco. diciamo, parto dalla fine, dicendo che con questa potenza, con queste scelte, saranno dolori atroci, sofferenze atroci ad arrivare alla salvezza nelle ultime 3 partite. Prego, mi tappo il naso e dico: speriamo che il Potenza in casa, dovendo giocare 2 sfide, una col Foggia e una con la Virtus Francavilla, possa fare questa benedetta quota 43, 42, 43, non lo so, dobbiamo aspettare comunque i risultati di domani per tirarsi fuori dai guai, ma sono guai seri, perché parto dall'approccio. Se adesso lo chiederò al mister. Se le scelte tecniche sono queste, la squadra non ti segue. La squadra non ti segue completamente. Se bisogna regalare un tempo al Taranto che ha letteralmente dominato, e se Valietti, che fino ad oggi ha giocato forse non più di 30 minuti da gennaio, da quando è arrivato, oltretutto è un destro impiegato a sinistra, trova il favore di avere dalla sua parte uno che l'esterno a destra non lo può fare, ragazzi. No, il pallone non lo invento io. Io, cioè, la cosa che mi fa andare in bestia è che io non posso pensare che chiunque venga a Potenza debba inventare il calcio. Io non lo so, cioè sono fuori dai miei panni, ragazzi. Questa è una cosa inconcepibile per me. Cioè, a 3 giornate dalla fine abbiamo fatto l'esperimento di Steffè, quinto a destra. Abbiamo letteralmente regalato un tempo al Taranto che è stato avanti solo 1-0 per 2 grandi parate di Alastra, altrimenti il primo tempo si sarebbe chiuso sul 3-0. E questa è un'amara e sacrosanta verità che ci dobbiamo dire. Ma soprattutto cosa Poi no, vado oltre, scusami Leo, fammi finire il concetto, poi dopo rispondo alle vostre domande. Poi, in un centrocampo, si sanno le caratteristiche dei centrocampisti di Capuano, con poi i 2 attaccanti, prima De Marchi e poi Fabbra, ad andare sempre a pressare. Schiattarella, che oggettivamente ha fatto il possibile, ma non è in condizione, è un mese che era fermo. È un mese, in mezzo al campo il Potenza è andato a zero all'ora. È uscito dall'11 titolare Candellori, l'unico di quelli che ha dato ha morso fino adesso. E vorrei capire, vorrei saperlo dall'allenatore, glielo chiederò in sala stampa. Per quale ragione ha fatto questa gara iniziale? Poi è chiaro, nel secondo tempo oggettivamente qualcosina in più si è visto. Però perché si è visto? È entrato Sbraga, ha rimesso a posto la difesa. In mezzo al campo c'è stata la possibilità di avere un po' più di spunto, un po' più di brillantezza con Di Grazia. Volpe si è avvicinato di più alla porta, in 2 circostanze è stato pericoloso, pericoloso di testa. Ma dico, ma perché regalare un tempo a una squadra? Perché? È chiaro che se già le scelte sono queste, le motivazioni dei giocatori che devono esserci a prescindere ci devono essere, indipendentemente da chi scende nel campo, sono queste, io mi sento molto, molto, molto preoccupato, non ve lo nego. Poi, domenica facciamo la partita della vita, facciamo come abbiamo fatto nel primo tempo contro il 3-0 Crotone, a dove Foggia, credo. meritavamo di andare 3-1 e avremmo chiuso ogni discorso perché si sarebbe affrontata questa gara con minore preoccupazione. E avremmo sicuramente un altro spirito. Domenica con il Foggia facciamo quel tipo di partita, chiudiamo a 44 e finisce ogni discussione. Chiedo a Rocco di allontanarsi, sennò Sì, andiamo in Amineco, eco. vai. Bella. Perfetto. C'è anche Sì, Rocco. C'è anche infatti volevo Rocco. chiedere Rocco. Sì. Rocco, ciao. Allora, dicevamo, Ciao, ciao. oggi una partita male nel primo tempo, qualcosina di meglio nell'inizio ripresa, poi però troppo poco per una squadra che deve fare gli ultimi punti per salvarsi. Il problema è questo, il Potenza già ha tanti problemi perché non riesce ad esprimersi fuori casa, poi quando l'allenatore ci mette del suo, fa la scelta di mettere un centrocampista centrale nel ruolo a lui non congeniale di quinto a destra, è chiaro che per 25 minuti il Taranto ha attaccato sempre ed esclusivamente sulla destra del Potenza, sulla sua sinistra, con
con Valietti, che è un giocatore che da gennaio, ci dicevano i colleghi di Taranto, ha giocato sì e no 30 minuti, è diventato Messi in quel momento, perché Steffen non lo ha mai preso, ha segnato, a prima di segnare il gol ha impegnato l'asse in una parata con un tiro perché Steffen se l'era perso, se l'è perso Steffen anche in occasione del gol, perché sul cross di Orlando il giocatore Valiente ha avuto la possibilità di decidere se mettere il pallone in mezzo oppure tirare, poi ha deciso di tirare ingannando il portiere all'astra. Insomma, il problema, al di là dei problemi del Potenza, che sappiamo quali sono in trasferta, si aggiunge anche le scelte dell'allenatore, che ha dato il vantaggio al Taranto, ha concesso il vantaggio al Taranto. Poi è chiaro, nel secondo tempo il Taranto, che è una squadra che gli piace giocare con le ripartenze, con il Potenza tutto è stato agevolato da questo. Rocco, scusami, scusami un attimo, Rocco, riprende la parola Alfonso, dimmi Alfonso. Alfonso, il microfono è silenziato. Eccomi, volevo dire, proprio l'abbiamo anche detto alla fine del primo tempo, del commento del primo tempo, purtroppo quest'anno nelle partite in trasferta siamo stati abituati a questo tipo di prestazioni. Probabilmente anche noi stessi ci siamo voluti illudere che magari a due trasferte dalla fine magari ci potesse essere quel colpo di coda per far cambiare qualcosa, ma in realtà non è cambiato assolutamente nulla, non è cambiato nulla. Il Potenza è questo. Ricordiamoci che quest'anno le uniche due trasferte vinte dal Potenza sono state con il Brindisi e il Francavilla, che sono in questo momento ultimo e terzultimo in classifica. Ricordiamo anche un'altra cosa, Alfonso, che in questo momento noi stiamo giocando più diciamo, non sugli avversari diretti, ma sulle altre squadre rispetto che su quello che fa vedere il Potenza, perché domani ci sono importanti, coinvolgo anche Leo su questo, ci sono scontri diretti importanti tra Messina, Virtus Francavilla, Monterosi e Catania, che sono quelle che stanno sotto di noi, e quindi diciamo che potrebbe uscire da lì il punto che il Potenza avrebbe dovuto fare oggi a Taranto, Rocco? Ma no, il problema è che purtroppo il Monopoli ha vinto oggi, se non vado errato ha vinto. Sì, io parlavo delle partite di domani, Rocco. Lo so, ma adesso io non mi fiderei tanto dei risultati delle altre squadre. Il problema è che lui la salvezza, il Potenza la deve conquistare con le sue capacità. E allora, quello che volevo dire prima è che il Potenza ormai in trasferta risultati non ne farà. La salvezza il Potenza la dovrà conquistare al Viviani. Già domenica prossima con il Foggia deve cercare la vittoria per chiudere definitivamente il problema salvezza. Non deve assolutamente arrivare all'ultima giornata, perché non c'è. Sarebbe un peccato, però, e sarebbe troppo troppo rischioso magari appellarsi al fatto che ci siano più di 10 punti tra la quintultima la sestultima e la terzultima. Esattamente. E quindi il play out, ecco. Non lo puoi far diventare uno spareggio l'ultima giornata, e diventerebbe una tragedia per il Potenza e per chi viene a giocare, perché metteresti a repentaglio una permanenza che poteva sarebbe giusto anche per come era stata costruita la squadra. Che c'erano. Rocco, scusami, devo andare un attimo in pubblicità, poi ritorniamo per la conferenza stampa che credo sia a breve prontissima. Gruppo Redford. Moda per passione al passo coi tempi, dal 1985. A Potenza, in via del Galliterno.
Arriva lui, bello bello. Ci pensa lui, stai tranquillo. Progettazione e realizzazione di piscine private e pubbliche, centri benessere, fontane decorative, servizio di manutenzione e assistenza tecnica. Un'oasi di relax e benessere. La vacanza a casa tua. Edil Maggio Piscine, dal 1975. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube. Trovi tutte le nostre info al sito edilmaggio.it. La farmacia Savino vi invita a scoprire il suo vasto assortimento: omeopatia, make-up, erboristeria, apparecchi elettromedicali. Farmacia Savino, a Potenza, in via Petrarca 5, telefono 0971 25 447. Eccoci collegati e subito andiamo allo stadio Iacovone per la conferenza stampa del mister Capuano. Una difesa a 4, quindi un 4-3 poi avanti a seconda delle caratteristiche, insomma, che deciderei di mettere, proprio perché per non portare Luciani a centrocampo, perché hai solamente come quinto, a questo punto quasi non c'è nessuno tra virgolette, quindi non spostare, e anche le considerazioni che Valietti e Mastromorica non stanno facendo grande bene. Grazie Nando, buongiorno a tutti. Ma io il colloquio con la squadra ce l'ho giornalmente, poi il martedì, se si gioca di domenica, si analizza la partita. Blocchiamo un attimino la conferenza del mister Capuano in attesa delle domande ovviamente dei nostri ospiti. Leo, dicevamo qualcosa in più ci si aspettava da Potenza, dicevamo di questi punti che mancano, pochi punti che paradossalmente potrebbero venire dalle partite già di domani, quindi è un Potenza che si deve sedere sulla poltrona, si deve mettere la copertina, la borsa d'acqua calda, perché abbiamo visto che è un Potenza ancora convalescente, che non ha un'idea di gioco, non ha un'identità. Leo, ecco, possiamo dire questo alla 36esima giornata del campionato, che il Potenza, 34esima scusate, che il Potenza non ha un'identità di gioco, perché anche oggi questi palloni lunghi sparacchiati senza passare per uno Schiattarella, che oggi era a dir poco imbarazzante. Io non so veramente più che poter dire tecnicamente del Potenza, ecco. Ma io direi oramai guardiamo avanti, ma non pensiamo a Schiattarella, pure all'Astra. Scusa Leo, mi chiede Alfonso la linea. Vai, inizia la conferenza stampa di Marchionni. Perfetto, perfetto. Andiamo quindi a cercare la conferenza. Scusami Leo, continua, io vado a cercare la conferenza. Continua. Oramai guardiamo avanti. A Foggia all'andata facciamo una bella partita, se non ricordo male. Ripetiamo, potevamo vincerla, se mal non ricordo. Quindi siamo pragmatici. Non pensiamo a oggi o a Schiattarello, a chi per lui, che secondo me ha giocato anche bene Schiattarello. Il sistema che non... Con la conferenza, per fare un'analisi della partita, mi interessa sapere se le scelte di inizio formazione, ossia l'esclusione di Candellori e la posizione di Steffè largo a destra, siano state dettate da problemi fisici di chi poteva giocare in quel ruolo? Beh certo, purtroppo a Gismanic ha avuto tutta la settimana la febbre, quindi ha recuperato solo ieri mattina, e Spalto purtroppo era fuori anche lui per un problema alla caviglia e ha recuperato il giorno prima, quindi abbiamo dovuto adattare Demetri. Secondo me la chiave è stata aver regalato completamente il primo tempo al Taranto per queste due situazioni, in particolare in mezzo al campo aver perso molto, molto dinamismo, molta dinamicità senza Candellori. Con Schiattarella si vedeva che non stava proprio benissimo a livello fisico, e soprattutto con la posizione di Steffè, che non solo non ha tenuto Valietti, ma ha messo molto in difficoltà anche Armini. Ma più che altro secondo me dovevano aiutare lui, che giocava in una posizione non sua. Quindi secondo me, per quanto riguarda la Candellori, avevamo fatto una scelta perché credevamo che ci fossero un po' di spazi in mezzo al campo. Secondo me c'erano, solo che a livello qualitativo oggi abbiamo sbagliato veramente tanto.
no, anche il secondo tempo, mettendo giocatori di qualità, abbiamo sbagliato tantissime ripartenze, quindi è inutile stare a dire se mancava Candellori, se c'era Candellori o qualcun altro. Oggi, a differenza della partita contro Crotone, è mancata la qualità, che è quella poi che ti crea, che ti dà l'opportunità di creare situazioni importanti, anche se poi alla fine l'occasione più importante ci abbiamo avuta noi subito con Caturano, però poi quando non le sfrutti e magari gli altri sfruttano la prima occasione, poi è dura. Mi permetto di sottolineare che il problema è che purtroppo in questo frangente, a 4 partite dalla fine, né tu dalla panchina né chi scende in campo, perché li hai scelti tu, possono permettersi di sbagliare le partite. Il primo tempo di oggi è stato sulla tendenza di tutti i primi tempi visti in trasferta quest'anno. Proprio quello è il problema, che noi purtroppo siamo due squadre diverse, in casa che in trasferta. In casa riusciamo magari, non so se la conoscenza del campo o magari giocando nelle muramiche, cerchiamo di metterla sull'agonismo, sulla determinazione. Fuori casa invece siamo passivi. E forse la cosa più brutta, perché secondo me oggi c'erano tutte le possibilità che per fare comunque una gara diversa. Anche il secondo me, poi secondo me sì, abbiamo fatto, ma abbiamo fatto poco per giocatori di qualità che abbiamo. Lanciami un messaggio anche a chi, i tanti che ci stanno ascoltando, diciamo di ottimismo fra virgolette, perché oggi la vittoria del Sorrento è un segnale importantissimo, a 45 credo che abbia chiuso la pratica, invece il Sorrento noi consideravamo potesse essere ancora nella pratica salvezza. Il Monopoli ha vinto Giuliano, sotto non si ferma nessuno praticamente, quindi inducici all'ottimismo per le prossime, soprattutto domenica. Fortunatamente abbiamo due partite in casa delle tre che rimangono, quindi questa è una gran fortuna, perché noi in casa siamo una squadra totalmente diversa, però non ci possiamo permettere più passi falsi. Oggi secondo me c'erano le possibilità di metterci in una posizione classifica molto più tranquilla, però se regaliamo questo tempo in questo modo, capisci che diventa tutto più difficile. Buonasera mister. Buonasera. Davide Rita alla Nuova TV, le volevo chiedere, è finito il tempo di vedere due potenza, cioè il primo, la prima parte di ogni match, soprattutto fuori casa, giochiamo molto timorosi. Nel secondo tempo, voi per recuperare lo svantaggio, giochiamo con più propositività. Si può vedere una partita fuori casa dal primo fino al 90esimo con questo stesso atteggiamento, nel senso di giocare con due attaccanti vicino, con una squadra che fa del possesso palla e costruisce? La prima domanda. Ma credo che debba essere sempre così, quindi non è che è una richiesta, dovrebbe essere sempre così, però non credo che dipenda dai due attaccanti o meno, perché poi in casa giochiamo in maniera diversa da come abbiamo giocato nel secondo tempo e magari riusciamo magari a fare molto di più. Secondo me è una questione di testa, una questione che fuori casa non so per quale timore non riusciamo a essere incisivi come magari possiamo essere in casa. E le volevo chiedere, vedendo la partita da bordo campo, ho avuto l'impressione che alcuni giocatori non rendano, cioè mi spiego meglio, soffrono la pressione di giocare fuori casa. Ora non voglio dire quale giocatore mi ha fatto questa impressione, visto che il Monopoli si sta accorciando e abbiamo dilapidato tutto il vantaggio, forse è arrivata l'ora di mettere i giocatori più pronti. Ma io cerco di mettere i giocatori più pronti, però comunque chiunque scende in campo dovrebbe dare il meglio di sé, a prescindere, perché poi durante la settimana si fanno delle valutazioni. Il problema è che è proprio una questione di testa, che fuori casa non riescono a dare quell'imposizione della partita che magari riescono a fare in casa. Forse è questa la cosa più preoccupante, è che Potenza ha due facce, una in casa e una fuori. Ho capito, grazie mister. Buonasera mister. Buonasera. Il problema, il Potenza non ha, il tanto non ha bisogno di regali che noi gli abbiamo confezionato con questi 25 minuti in Taranto, ha giocato solo sul lato destro nostro e sul loro lato sinistro. Cioè è possibile che non, in campo, nell'organico non c'è una possibilità di far giocare per esempio Burgia a destra e Verrengia a sinistra? C'era una possibilità. Il problema è che proprio perché il Taranto non aveva bisogno di regalare, ma soprattutto il Potenza non si poteva permettere di regalare 30 minuti e di regalare un gol di vantaggio, che poi alla fine diciamo che è stato determinante, perché nel secondo tempo il Taranto ha giocato come vuole con le ripartenze, con il Potenza sbilanciato, anche se il Potenza tutto sommato ha fatto una buona partita rispetto ai primi 45 minuti. Cioè voglio dire,
è un momento in cui sappiamo che il Potenza in trasferta non è annata per il Potenza. Almeno si poteva evitare di concedere, di regalare al Taranto 30 minuti e soprattutto il gol del vantaggio. Ma secondo me ne abbiamo regalato di più 45. Ripeto che magari l'unica cosa positiva del primo tempo è che abbiamo creato la prima vera palla gol che potevamo sfruttare al meglio. Su Caturano. Per quanto riguarda la loro posizione sinistra, ha giocato un giocatore che di solito non gioca in quella posizione. Quindi non è che ci ha giocato un giocatore che di solito ci gioca e magari ci ha messo così tante difficoltà. Ci ha giocato uno adattato e che ha fatto molto bene, a differenza magari di noi che purtroppo non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Perché noi, come gli adattati, ci hai ricordato che Burgio ha giocato sulla... Sì, ha giocato qualche partita. Ha giocato Burgio piuttosto che Steffè. Sì, dopo la partita si possono fare tante valutazioni. Ma in effetti, però io faccio valutazioni... Pensavo e speravo che comunque aiutassero soprattutto quelli che giocano di solito Demetrio, perché giocava in una posizione non sua, e è stato un peccato perché alla fine, prima del gol, non eravamo mai andati in difficoltà. Il problema è che abbiamo fatto tantissimi errori tecnici che una squadra come la nostra non si può permettere. Buonasera mister, Box Tarentum, punto di vista press, parliamo del Taranto. C'era anche il Taranto in campo. No, lei se ne è accorto? Si è visto. 60 punti non è che si fanno così. Mi potrebbe parlare della che cosa vede in questo Taranto? Le domande tecniche gliel'hanno fatto loro sul Potenza, non entro in merito. Come lo vede questo Taranto per quello che ha potuto vedere lei nelle ultime partite delle avversarie dei playoff? È una squadra forte, ben allenata, una squadra che sa quello che vuole, sa come far male agli avversari, è un gruppo, vedo un gruppo unito, un gruppo che lotta tutto insieme. E quando hai questo tipo di gruppi è tutto più facile. Poi hanno un allenatore che sa tutto, quindi sa anche motivare i giocatori quando serve. Quindi credo che questo Taranto può fare strada e lo sta dimostrando, perché quest'anno comunque ha fatto un grandissimo campionato. Prego. Buonasera mister, Maurizio Calò, tuttoc.com. A questo punto mister, come tornare, in che modo si può tornare a Potenza, nel senso con quale spirito adesso la squadra potrà affrontare queste ultime partite di campionato, cosa c'è un attimino da rimettere a posto in una piazza così importante come Potenza? Sappiamo quanto il tifo segua la squadra, cosa si sente di dire ai tifosi del Potenza e come a questo punto affrontare le prossime partite che diventano delicate? Ma cosa si può dire? Si può dire poco oggi, perché comunque magari scusa per i primi 45 minuti. Il messaggio che deve passare è che vogliamo tutti la salvezza, quindi ci devono star vicini, perché capisco la loro arrabbiatura, però più una squadra, più una città è unita alla squadra, più magari si riescono a superare anche i momenti difficili, perché questo è un momento difficile. La speranza è che comunque adesso delle tre partite che abbiamo, due le abbiamo in casa e noi in casa facciamo altri tipi di prestazioni, quindi adesso torniamo però consci che di non aver fatto bene. Di cambiare registro, perché non ci possiamo permettere questo tipo di prestazione. Grazie. La conferenza stampa termina qui, grazie a mister. Riprendiamo la diretta, Leo, ti faccio diciamo, ci sono stati due passaggi che sono stati un po' pesanti per me, diciamo, almeno io l'ho letti così, poi mi dici la tua, sentiremo anche gli altri. Quando parla del Taranto e dice che con un gruppo così, oppure dice di un allenatore che sa tutto, sa anche come motivare i giocatori, insomma non è proprio il massimo della comunicazione, perché poi quando parli di altri gruppi e di altri allenatori a specchio parli anche del tuo gruppo e di te come allenatore, quindi se dici che quello è un bel gruppo lasci intendere che il tuo non lo sia, che Capuano sa motivare anche oltre a tutto il resto, lascia intendere che tu non lo sappia fare. Insomma, un po' io credo che oggi sia arrivato, personalmente credo, al capolinea di questa avventura, però magari mi sbaglio. Tu che ne pensi, Leo? Purtroppo lui ha un frasario un po' particolare, è già la seconda volta che fa un'uscita di queste, ma a me questo non mi interessa proprio. A me interessa che facciamo risultato col Foggia. Più che altro, io non so lui che cosa ne possa sapere del gruppo che ha il Taranto.
stare con noi. È quello che dicevo, ecco, la stranezza, no? Tu devi motivare un gruppo che nelle prossime tre partite deve fare i punti necessari per la salvezza e ti metti a dire che quello è un bel gruppo. Cioè, da dove magari esci? L'hai visto esteticamente? Forse intendeva esteticamente, Leo. Magari nello spogliatoio del Taranto fanno a palate dopo la partita, però fanno girare la palla più veloce di noi. Veramente. Il problema è questo. Noi facciamo molti errori tecnici. Noi giriamo la palla, siamo prevedibilissimi. Noi giriamo la palla con una lentezza esasperante. Quando hanno fatto il 2-0, loro hanno fatto una bella azione, si erano allargati, noi eravamo distratti. Tutto questo dipende perché il primo tocco del pallone è quello che conta. E francamente, contrariamente, vado contro... Sbagliato. Tu sei stato sempre un maestro tecnicamente, lo puoi dire. Schiattarella, oggi dite che ha giocato male, per me ha giocato bene, ha sbagliato un pallone. Di Grazia, che tecnicamente non si discute, è forte, oggi li ha sbagliati quasi tutti. Alastra, che è stata la nostra ancora di salvezza... Oggi non è stato perfetto nei due episodi. Però ci sta. Allora, qual è il punto? Giochiamo, certo, no, per l'amore del cielo. Più dei gruppi, le cose, pensiamo a giocare col Foggia in maniera decente, girando la palla veloce, accorciando, non sbagliando i passaggi da qua a là, un metro. Poi degli altri gruppi, francamente, ce ne strafrega. E degli altri allenatori. Come giusto dovrebbe essere. Coinvolgo un attimo Rocco, prima che giustamente si rimetta in viaggio per ritornare a Potenza. Allora, Rocco, le tue impressioni su questa conferenza che a me personalmente ha lasciato un po' interdetto nei contenuti? Ma noi dobbiamo capire anche gli allenatori, per quando gli allenatori elogiano la squadra avversaria per dire tutto sommato noi abbiamo perso con una squadra forte, questo è il discorso. A me non preoccupa questo discorso che fa Marchionne, a me preoccupa il fatto che tu, proprio perché il Taranto non è una squadra, ha fatto 60 punti senza i 4 punti che gli sono stati tolti, il Taranto sarebbe quarto in classifica. Il problema principale è che tu hai regalato 20-30 minuti, hai regalato il vantaggio al Taranto con la tua scelta di mettere Steffè in un ruolo a lui non congeniale, non lo può fare il quinto. E non è vero, come ha detto lui, che non avevamo altre possibilità perché ha già sbagliato. Vincevano lo stesso, Rocco, senti a me. Sì, ma lascia stare, il problema poi lo vediamo dopo, che vincevano lo stesso. Mettiti un po' più a favore di luce, perché sei un po' scuro. Sì, lo vediamo dopo se riescono a vincere. Per intanto tu non gli far segnare il primo gol, poi vediamo se meritano e sono superiori al Potenza, chapeau. Il problema è che tu hai agevolato il Taranto, perché, ti ripeto, forse voi non l'abbiamo detto in... Valietti, quello che per 30 minuti sembrava Messi nel campo, i colleghi ci hanno detto che fino da gennaio adesso ha giocato 30 minuti complessivi, 3 minuti, 4 minuti, 5 entrato, e non ha mai fatto un tiro in porta. Oggi ha fatto tutto lui, ma non perché è diventato veramente Messi, perché Steffè non lo ha preso una volta, perché lui in 30 minuti ha aspirato il gol una prima volta di destro e all'astra l'ha messo in angolo. 2-3 volte se n'è andato sulla sinistra e non l'ha preso, è stato costretto a Armini. È stato a tratti imprendibile. Rocco, volevo fare una chiosa solo con una domanda. Secondo te, ad oggi, c'è una possibilità che ci sia un cambio di allenatore? No, assolutamente no, perché sono rimaste 3 partite. Ormai dobbiamo renderci conto che il Potenza deve conquistare la salvezza in casa, perché questa squadra in trasferta non ne azzecca una. E quindi noi diciamoci la verità, resta a Messina come unica trasferta. A Messina, a meno che non abbiamo fatto la salvezza già con il Foggia, puoi andare a giocare in maniera tranquilla. Ma credo che non succederà niente. Attenderemo anche, Rocco, i risultati di domani, perché abbiamo parlato di queste squadre che si andranno a scontrare. Io ti ringrazio come al solito per la presenza e per la puntuale disamina di questa partita. Speriamo che col Foggia ci sia un risultato diverso, e anche i nostri commenti, i commenti di chi ci segue, che stanno inondando la pagina di commenti non lusinghieri, mettiamola così,
siano di tono diverso. Io ti ringrazio, Rocco. E grazie a te, non volevo aggiungere una cosa. Sì, aggiungere una cosa, che quando c'è stata la conferenza stampa, io gli ho detto: non è vero che tu non potevi mettere nessuno, potevi mettere Burgio a destra, perché in conferenza lui ci ha detto che Burgio una volta ha giocato, un paio di volte ha giocato sulla destra. Sì, abbiamo ascoltato la domanda. Sì, sì. Ma soprattutto il problema vero è che tu non puoi fare queste scelte di stravolgere una difesa, perché Steffi ha fatto giocare male anche Armini, sì, e non è vero. Poi è chiaro che nel secondo tempo hai giocato un po' meglio del primo, ma quando stai 1-0 già c'hai i problemi, non puoi ribaltare il risultato, non l'hai mai fatto in trasferta, figuriamoci se lo puoi fare con una squadra. È un rischio sì, troppo grande quello che si è assunto il mister, e ovviamente esatto, ne ha pagato le conseguenze. Grazie Rocco, andiamo in pubblicità. Grazie. Redford, moda per passione al passo coi tempi, dal 1985. A Potenza, in via del Galliterno. Progettazione e realizzazione di piscine private e pubbliche, centri benessere, fontane decorative, servizio di manutenzione e assistenza tecnica. Un'oasi di relax e benessere. La vacanza a casa tua. Edilmaggio Piscine, dal 1975. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube. Trovi tutte le nostre info al sito edilmaggio.it. La farmacia Savino vi invita a scoprire il suo vasto assortimento: omeopatia, make-up, erboristeria, apparecchi elettromedicali. Farmacia Savino, a Potenza, in via Petrarca 5, telefono 0971 25 447. Rieccoci in diretta, pronti a concludere, Leo, questa disamina di questa sconfitta a Taranto. Insomma, Leo, c'era tempo fa, ricordo, dalla curva un coro che si alzava ogni tanto quando la partita era, diciamo, ancora sullo 0-0, era chi segna segna, noi ci abbasta che segna. Allora, a questo punto mi viene da parafrasarlo e dire che questi punti per la salvezza, non importa come, non importa se dalle avversarie, non importa se ci sarà un distacco maggiore di 10 punti e quindi non si fanno i play out, però l'importante è portare a casa la salvezza, perché mantenere la categoria significherebbe troppo per una società che comunque ha fatto investimenti. Da fare i complimenti alle ragazze della Potenza 17 che hanno vinto la Coppa Italia contro il Viggiano, quindi voglio dire, sarebbe davvero un peccato mandare alle ortiche quanto fatto in termini di sforzi. Poi magari, sai, le scelte possono essere sbagliate, sicuramente sono state sbagliate, sicuramente è stato sbagliato affidare l'area tecnica a chi ha portato, ecco, questi risultati
a casa, non solo allenatore, ma parlo anche ovviamente di chi il mercato l'ha fatto e ha scelto i giocatori. Però ovviamente si può andare avanti, si può guardare con altro occhio e altro ottimismo alla prossima stagione, perché ora c'è da fare solo questo, mettere il punto su questa stagione e guardare avanti. Però per mettere questo punto bisogna farli i punti, Leo. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, abbiamo una buona condizione atletica, nel Pacifico si vedeva, col Crotone è successo, col Taranto, in quasi tutte le partite. E questo aiuta in questa fase, in mancanza di capacità tecniche. Poi, dopo la partita è sempre facile parlare. Ah, sì, sì. Magari... E il mister che li vede tutti i giorni durante la settimana, quindi è giusto che faccia delle scelte. I ragazzi dovrebbero seguirlo, perché non ci sono più alibi, Leo, parliamoci chiaro, non ci sono più alibi, la trasferta, cioè paura di giocare in trasferta, ma chi? Forse mio figlio che ha già 5 anni può aver paura di giocare in trasferta, ma non un professionista, parliamoci chiaro. Fuori casa abbiamo fatto anche buone prestazioni, non abbiamo fatto un buon campionato, parliamoci chiaro, sennò qua ci diciamo delle bugie. No. Quindi, atleticamente, giochiamoci le partite. Speriamo che arrivi anche quella, come direbbe Adani, quella garra, no? Quella voglia di superare. Cerchiamo di essere un po' più imprevedibili, insomma, più veloci, più rapidi nella giocata. Cerchiamo di azzeccare una scelta, non dico assai, se ci riescono. Poi speriamo per il bene e poi guardiamo avanti e si vedrà. Questo è qua. Proviamo a vedere, Alfonso, hai la connessione un po' problematica, un po' lenta. Proviamo a vedere solo se riesci a chiudere. È stato allo spa, alla fuma. La trasmissione. Alfonso, mi senti? Sì. Alfonso, mi senti? Ok. Vediamo, Alfonso ovviamente ha un po' di problemi nella pancia. Sì, esatto. Alfonso, c'è una connessione un po' instabile, quindi siamo velocemente. Sì, siamo proprio, siamo al buio, stanno spegnendo qua, siamo proprio all'interno del tunnel, stiamo cercando di... Siamo solo per ringraziarti ovviamente. Di uscire, quindi rimandiamo tutti i singoli approfondimenti alla trasmissione di lunedì. Ci sarà molto da parlare, credo. Assolutamente sì. Grazie Alfonso, grazie ancora. Grazie Leo, sei sempre gentilissimo e vorremmo avere le competenze tecniche ai nostri giocatori come le hai avute tu in passato, ma anche oggi, delizi le platee. Grazie mille Leo e ci vedremo alla prossima, sperando appunto che il risultato sia un risultato diverso. Competenza, ovviamente. Sempre. Redford, moda per passione al passo coi tempi, dal 1985. A Potenza, in via del Galliterno. Progettazione e realizzazione di piscine private e pubbliche.
Centri benessere, fontane decorative, servizio di manutenzione e assistenza tecnica. Un'oasi di relax e benessere. La vacanza a casa tua. Edil Maggio Piscine, dal 1975. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube. Trovi tutte le nostre info al sito edilmaggio.it. La farmacia Savino vi invita a scoprire il suo vasto assortimento: omeopatia, make-up, erboristeria, apparecchi elettromedicali. Farmacia Savino, a Potenza, in via Petrarca 5, telefono 0971 25 447.